Eccoci qua a Milano con gusto, la signora Augusta e il signor Paolo dell'agriturismo La Madonnina che sta a Pregnana Milanese. Stiamo parlando, io poi quando parlo dei sapori, della tradizione, del territorio, sono tutto contento. Perché mi, cara Augusta, la Noël Cuisine, ecco qui state vedendo la locandina del vostro ristorante, la Noël Cuisine o tutti quei mangiarini lì che tu vai al ristorante e ti dà niente in del piatto. Me piace no, posso dirlo in dialetto? Poca eleganza ma tanta roba. Ma chi l'ha detto che non è elegante poi? Ma poi dicevo, al giorno d'oggi c'è la riscoperta delle tradizioni, dei sapori di una volta e fa molto chic. Anche ai signori piace andare a mangiare quelle robe lì, perché io poi li sento, magari vado per lavoro in qualche ristorante dove si mangia tutte quelle robine lì. Dopo si alzano e dicono, si mangia gnecchi. Vabbè, e vanno via scontenti facendo buon viso a cattivo gioco. Va bene, lasciando perdere questo, adesso che cosa prepariamo, Augusta? Prepariamo il petto. Ecco Paolo, sì. Il petto cotto al forno, il petto d'oca cotto al forno, marinato con le spezie. Quindi petto d'oca al forno, marinato con le spezie. Andiamo con gli ingredienti, così le nostre signore si segnano gli ingredienti e poi andiamo col procedimento. Allora, rosmarino. Quindi prendiamo, aspetta un momento, prima elenchiamo tutte le cose, poi facciamo il procedimento. Rosmarino. Rosmarino. Sale, pepe e aglio. E aglio, quello di prima. Sì. Ok. Petto d'oca. Quindi o vengo da voi a prenderlo, che so che almeno è allevato con tutti i crismi e gli date da mangiare la roba buona, ma se devo andare al supermercato prendo dei bei petti d'oca, come faccio? Sì, sì. C'è un bel tucchelin. Un bel tucchelin, sì, sì, perché il petto è intero, così, questo è il petto. Oh. Si taglia a metà. Quindi facciamo quattro porzioni noi, ne facciamo tre o quattro. Sì. Allora, dopo si prepara tutti i rop. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Una terrina, a tu mi hai fatto vedere. Rosmarino. Quindi giù un po' di rosmarino sotto. Sì. Sale. Un po' di sale nel fondo della terrina, come si chiama? Terrina. Casseruola. Casseruola, molto bene. Pepe. Pepe. Aglio, se per quella gli ingredienti. Quindi mettiamo tutto un po' sotto. Ah, si passa così. Vedi. Poi si mette così. Allora, quindi dalla parte del petto, non dalla parte della pelle, li pucciamo. Insaporiamo. E li pucciamo per dargli sapore. Ok, benissimo. Così. Oh, che meraviglia. Quello che avanza non si butta via niente noi, giusto? No. Guai. Così. Quindi tutti i sapori li mettiamo, poi sopra. Mettiamo in forno. Tacca a te che scuota, eh. Allora, il nostro forno a quanti gradi? 200 gradi. 200 gradi. Ok. Nel frattempo noi cosa pensiamo, Augusta? Cosa c'è in mente? Questa. Prepariamo la nostra pietra ollare, che servirà per metterla tagliata d'oca, che dopo andremo a tagliare quando è cotta in forno. Ah, quindi facciamo cuocere il petto per quanti minuti? 4-5 minuti. 4-5 minuti? In forno. Ah, quindi rimane anche un po', diciamo così, scottato da un lato, sì. Ma diciamo così dopo al si centro finisce. È un po' tenero e quindi gli dopo diamo si finisce anche sulla piastra. Si finisce sulla piastra, perché tu hai messo al forno la pietra ollare. Esattamente. Vediamo se, noi stiamo intanto sistemando il nostro forno. Si deve andare a lavare le mani, Augusta? Quindi la pietra a quanti gradi deve stare? 200 gradi. Porca miseria. Come la prendiamo la pietra ollare? Con le presine qua. Dopo. Mentre, allora, abbiamo detto 5 minuti al forno, intanto che facciamo colorire e indorare il nostro petto, prima di prepararlo e affettarlo sulla nostra pietrollare, dove diamo la cottura finale. Ma possiamo andare in tavola, vieni dentro, possiamo andare in tavola con la pietrollare? Certamente. Che fa una meraviglia. Scenografia, certo. Che fa colore. Certo. Allora, intanto che cuoce, però ricordati tu quando dobbiamo tirarlo fuori, che me lo dici. Io tornerei alla produzione del salame, giusto? Perché dicevamo in apertura di trasmissione che questo bel salamino è un qualcosa di particolare. Originale, particolare e quasi unico. Me lo metti via? No, lo ti metti in anetana, perché io devo affettarlo adesso. Anzi, chi è l'esperto dei due nell'affettare il salame? Ma lei, perché c'è anche un'arte nell'affettare il salame. Giusto o no, Augusta? Che sono mica troppo pratico, perché bisogna tagliarlo con una certa piega. Mi dicevate, qual è la caratteristica di questo salame di cui siete, diciamo così, i primi produttori nel nostro paese? Ma me lo vuol tagliare, Augusta? Mi faccia vedere come si fa. Zin, 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 zin. Oh, ma guarda che colore che ha.
Bello scuro. Dicevi, Paolo? Innanzitutto ha caratteristiche particolari. La prima è la solubilità del prodotto. Cioè è un prodotto che si scioglie letteralmente in bocca, perché il grasso dell'oca è molto solubile. Sì. Quindi, a differenza di altri tipi di salame, è un prodotto molto particolare. Quindi si scioglie in bocca? Assolutamente. Siccome io sono come San Tommaso, ma adesso che la signora Augusta fa la sua fettina, io, diciamo così, farò da testimone oculare di questa solubilità, con questo termine elegante devi che provare. Ha usato il nostro Paolo, del salame d'oca. Ok, poi mi dicevi? E poi ha caratteristiche nutrizionali importanti, e quali sono? Quelle di avere, come dicevamo prima, dei grassi che sono assolutamente particolari, sono grassi omega, particolarmente omega 9, che è quello che si ritrova nell'olio di oliva, e poi omega 6 e omega 3, omega 6 nella frutta secca e omega 3 nel pesce. Questi grassi hanno la caratteristica di non accrescere il colesterolo e quindi hanno queste proprietà particolarissime che, per quanto riguarda i grassi, sono quasi uniche. Niente colesterolo con assolutamente, un salame di questo genere. Assolutamente. Ah, quindi tutti quelli che hanno i problemi di colesterolo, che dicono non posso mangiare i salumi, devo stare attenti, una fetta di salame la mia massa, giusto o no? Invece questo, diciamo così, allunga la vita e fa bene. Poi c'è gli omega 3 che vanno bene a me per la memoria. Siccome io ne ho poca, se tu mi dicevi che è come il pesce, che vi devo dire? Io assaggio, Augusta, dammi una fettina, va? Io, anzi, tagliami la metà perché tutta l'è troppa. Perché no, parlare con la bocca piena non fa elegante. Vediamo, mentre lui va avanti nello spiegare, se mi si scioglie in bocca. Io assaggio. Siccome poi la Giorgia insegna che tutto quello che c'è in questa cucina va assaggiato, e che devo fare? Faccio uguale. Dicevate? Il culetto è il più buono. Culetto è il più buono, lo mangia l'Augusta. Prego. Noi partiamo sempre da oche allevate nel nostro allevamento, e quindi sono oche ruspanti perché vivono all'aperto con un'alimentazione sana. Non aggiungiamo nessun additivo chimico, quindi non vi sono nitrati nei nostri salami aggiunti, tanto per dire proprio il termine corretto chimicamente. Mamma, che buon sapore! Come avete visto, mi si è già sciolto in bocca. E la naturalità del prodotto, appunto, si sente proprio a livello di gusto organolettico, è che è un prodotto particolarissimo. Vi devo dire che è andato giù da solo. Come ho messo in bocca la fetta, è andata giù da sola. Si è sciolta e è andata giù. Quindi potremmo fare, diciamo così, un antipasto con il vostro salame, per dire? Assolutamente, noi produciamo anche del prosciutto d'oca, dello speck d'oca, che insieme al salame hanno le stesse medesime caratteristiche nutrizionali. Ah, ok, ho capito, benissimo. Però io già me lo vedo bene un bel antipastino con un po' di prosciutto d'oca, un salamin d'oca e poi, siccome io sono un pochino a dieta, non posso fare primo e secondo, o mangio le pappardelle o mangio quello che stiamo preparando. Prova a dare un'occhiata al forno e vedere a che punto siamo. È ancora un po' prestino, ci sono ancora 2 o 3 minuti da aspettare. Ancora 2 o 3 minuti. Mi dici quale altre, diciamo così, specialità e ricette tipiche, chiediamo ad Augusta, del territorio di Quanserun giù in Nünk, offrite al vostro agriturismo? La cassola fatta con le verze, come Dio comanda, però. E con l'oca soprattutto. E con l'oca. Non col maiale. Ah, ecco, anche qui è più leggera. Beh, sicuramente è più solubile, assolutamente. Genot pêché. No. Pêché, se dici. Sì, ma genot pêché. Genot pêché, nella tua. Neanche Kudik. Ecco, mi piace, per me la Kudik, la mi fa un po' schivi. Invece no, non è grassa. Non è grassa? Ho capito. No, ma da vedere lì la Kudik e il pêché mi fanno un po' senso. Invece voi mi dite che la vostra cassola è un pochino diversa. Poi che altre ricette del territorio della tradizione lombarda mi offrite alla Madonnina? Risotto con la salsiccia d'oca. Risotto con la salsiccia d'oca. Cannelloni d'oca col foie gras. Oca per ogni dove, giusto? Assolutamente. Certo. Quindi se volete riassaggiare quelli che sono i sapori di una volta con l'oca, dovete andare a trovarli. Poi dopo, io ho detto una cosa importante, che tu mi ricordavi, un bel panino col salame è la merenda che va bene per i bambini. Bambini, sì. Dopo lo facciamo. Senza un bel timore. Panino. Perché io qua c'ho già un bel paninette, ma lo voglio comporre dopo, me lo tengo qua in bellezza, perché al giorno d'oggi, quanti nipoti ha Augusta? 7. Santo, si minga risparmiai, Sofie, no. Come si usa di. Cosa mangiano di merenda i suoi nipoti?
possibilmente pane e salame. Pane e salame. Quando sono a portata di mano, poi. Quando sono a portata di mano, lei le chiede il pane e salame. Ma i figli di tante mamme, per fa prima, se che dan cos'è? Non lo dico. Come non lo dico? Dica, Augusta, dica. Che dan i purcat, e dalla briochina, che dan tutti i rolli confezionati. E ovviamente, quando non si ha il tempo di necessità dopo virtù. Dopo c'è l'obesità. Dopo c'è l'obesità, ecco, vedi. Invece non c'è niente di meglio che una fetta di pane salame d'oca, che poi, appunto, abbiamo detto, ha tutte queste belle caratteristiche positive, per sistemare la questione merenda. Anche gli sportivi, dopo aver fatto un'attività sportiva, un bel panino col salame, mamma d'oca. Santa, mi tenti, dici che io sono sportivo, adesso io devo andare su a preparare il telegiornale. Sono sportivo anch'io. Avanti, allora, il petto che è nel nostro forno l'abbiamo preparato, vediamo se riusciamo ad aprirlo, così lo facciamo vedere. Paolo si attrezza con le presine. Allora, prima roba tira fuori la pietrollare a 200 gradi. Non facciamo come nel film di Fantozzi, che lanciamo la pietrollare, perché sennò con quello che scotta, guai a Dio. È il nostro petto. È il nostro petto. Che è ancora... Semicotto. Esattamente. Che quindi questa... Oh, il salame lo mettiamo qua da parte, giusto? Augusta, che dopo facciamo i panini. Allora, il petto. Quindi, come vedete, è semicotto, un pochino dorato sopra. Facciamo vedere anche la parte sotto. No, la parte sotto è poco. È poco, perché abbiamo i tempi televisivi. Ma, diciamo così, con un bel... Forno a quanti gradi? 200 gradi. 200 gradi per... circa 4-5 minuti. 4-5 minuti prende il suo bel colorito. Facciamo a fettine, Augusta, spiega tu cosa dobbiamo fare, dai. Facciamo a fettine circa 2 centimetri e poi... Se butta via niente anche chiwi, quindi pelle... No, assolutamente. Sarebbe un delitto. Poi si mette su e finisce da cuocere a piacere. Quindi dovete avere a casa... Mamma, che figurone che fate. Se organizzate una bella cena a casa così, che vi dotate della pietrollare, che io non ho, ma che molti anche hanno. Anche la piastra di ghisa va bene. Anche la piastra di ghisa. Mi manca anche quella, caro Paolo. Però vabbè, nei futuri acquisti dell'inverno mi doterò di queste cose. Poi vengo da voi a prendere il petto d'oca, che è quello buono, giusto? Certo. Metto in forno, che mi si scalda, cerco di stare attento. Deve essere bella bollente la piastra. 200 gradi. Vabbè, quindi in forno quanto lo lascio per capire se mi arriva a 200? C'è un modo per capire quando la pietrollare è arrivata alla temperatura giusta? Beh, almeno mezz'ora. La pietrollare mezz'ora dentro deve stare nel forno a 200 ecco, quindi gradi. Abbiamo dato un'informazione in più alle nostre casalinghe e alle nostre signore che stanno a casa. Se volete fare questa bella figura, prendete la vostra pietrollare, zam, in forno una mezz'oretta. Vieni avanti. E in una mezz'oretta ha raggiunto i suoi bei 200 gradi. Poi dopo la tirate fuori, avete fatto passare il petto nel forno per quei 4-5 minuti, come avete visto, dopo averlo insaporito in tutti i modi, fronte e retro, e la lasciate così. Ma poi bisogna girarla? Sì, certo. Si gira a piacere, ognuno se la cuoce. Cioè, a seconda di se uno gli piace un pochino più al dente, sì, no, come più... si dice, più cottura... Oh, al sangue, ecco, mi correggono dietro le quinte. Ah, guarda come ha già preso il colore. Sì. Mamma, che bontà. Per esempio, a me piace al sangue. La sciura mi piace al sangue. Tutta la carne. Tutta la carne un pochino più al sangue. Voi andate in tavola con questa bella carne, bella un po' rossa, diciamo così, poi la fate praticamente finire di cuocere in tavola davanti agli occhi dei vostri commensali, che saranno a bocca aperta, e ognuno decide quanto deve cuocere. Poi quando finisce qua... Teniamo conto che più cuoce e più diventa dura, quindi non, al limite si rovina anche se si cuoce troppo. Non dimentichiamo che l'oca è carne rossa, non è carne bianca, e quindi comunque non deve essere cotta molto, perché sennò la carne diventa dura. Ah, ok, quindi meno cuoce, possiamo dire... Più rimane tenera. Meno cuoce, più rimane tenera, quindi è più buona, eh? Assolutamente. Giusto. Certo. Se poi la sciura gusta, la marisca, lei la mangia quasi al sangue, e vuol dire che lei è la maniera migliore, giusto? La morte sua, come si usa dire. Potremmo abbinargli che contorno e che tipo di vino a un piatto di questo genere? Vediamo un po'. Un vino sicuramente corposo, oltre i 13 gradi, può essere... Quindi un vino rosso sicuramente. Assolutamente. E tipo? Dacci un consiglio. Ma così. Consiglio anche, dello chef. Anche un buon Barolo. Buon Barolo. E è un bel bicchiere. Guardavo la faccia della signora Augusta. Potete inquadrarmi la faccia della signora Augusta? Che la fa... Com'è che lei... Un bel bicchiere di vino. Un bel bicchiere di vino va sempre bene. Quindi un buon Barolo, oppure?
Ma anche qualsiasi vino corposo, un barbaresco, ma anche un buon Barbera per stare su vini più semplici. E come contorno per, diciamo così, abbinare questo bel piatto, cosa potremmo metterci? Sicuramente patate, cipolline in agrodolce, verdura grigliata. Quindi le verdure grigliate, le patate, che è anche la stagione, anche qui. E poi il classico carciofo. Il carciofo. Mentre la nostra carne cuoce, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco con un'altra ricetta.